Ciao a tutti e a tutti, io sono Sofia e tu e tutte le altre persone che stanno guardando questo video avete una cosa in comune, ovvero un device da cui guardare il video. Oggi è ricominciata la scuola praticamente in tutta Italia, tranne la mia che inizia il 21 di settembre e non so il motivo, non odiatemi, non vogliatemi male per questa cosa, io un po' però ci godo. Quindi niente, spero che il vostro primo giorno di scuola sia andato bene, soprattutto se dovevate iniziare in una scuola completamente nuova, fatemi sapere com'è andato perché sono molto. Sono tornata qualche ora fa dalla festa della rete, ci siamo divertiti tantissimo, vi ringrazio tantissimo perché siete venuti in tantissimi, avete partecipato in tanti alle attività che ho fatto io, ci siamo abbracciati, abbiamo fatto foto, era da tanto che non ci incontravamo tutti insieme, quindi vi adoro. Appunto, festa della rete perché si parlava della rete, quindi di internet, quindi dei social network, quindi di questo nuovo mondo che piano piano si sta impossessando di noi e del nostro mondo. Esistono miliardi di applicazioni ormai nel mondo con cui puoi fare qualsiasi cosa, cioè tu puoi stare sdraiato sul letto tutto il giorno, ordinare il cibo, ordinare i vestiti, puoi fare tutto senza neanche muoverti, puoi conoscere persone, puoi fare amicizia, puoi fare FaceTime, puoi fare Skype, puoi fare tutto. Però insieme a voi su Twitter all'hashtag app che dovrebbero esistere ci siamo scambiati idee su applicazioni che appunto dovrebbero esistere, quindi con il vostro aiuto ho stilato una lista di applicazioni che io vorrei troppo esistessero. La prima applicazione, che è anche quella che mi avete consigliato di più, è uno Shazam per i fighi, ovvero Shazam è quell'applicazione che quando stai ascoltando una canzone tipo alla radio e non sai che canzone è, devi troppo saperlo, oppure sei in giro, passi davanti a un negozio e dici oddio questa canzone è bellissima, devo sapere qual è, apri l'app, lui ascolta 10 secondi della canzone e ti dice il nome di questa canzone, uguale dovrebbe essere per i ragazzi belli che incontri per strada, tu clicchi il pulsante e ti dice questo è, abita in via e nella città ed è fidanzato barra single e gli piacciono queste cose, sarebbe troppo figo, sarebbe la svolta della vita delle persone. La seconda applicazione che per me dovrebbe esistere, forse sono io malata, però ci sono dei momenti in cui sono di un determinato umore, mi piacerebbe ascoltare delle determinate canzoni, però non le trovo, non mi vengono in mente in quel momento le canzoni che vorrei ascoltare e quindi vorrei un'applicazione che tipo tu ti metti il cellulare qui, lui riesce a captare il tuo umore e improvvisamente ti fa ascoltare esattamente le canzoni che tu vorresti ascoltare, non so se rendo l'idea, non so se sono pazza, vi prego fatemi sapere se anche voi avete questo problema. Poi sarebbe fighissimo un'applicazione che ti avverte il giorno prima quando sarai interrogato, quindi tu lo sai già, ti prepari e vai da Dio a scuola. Un'altra applicazione che nel mio mondo dovrebbe esistere è l'applicazione rimanda giornata. Tu ti svegli una mattina che non hai proprio voglia di vivere, magari c'è pure la pioggia, fai click, tutta la giornata è rimandata a domani, quindi tu oggi puoi fare tutto quello che vuoi, puoi stare nel letto tutto il giorno e non devi sentirti in colpa. Questa forse sarà più capita e condivisa dalle donne, però un'app che la sera ti stucchi prima di andare a dormire, perché ragazzi è veramente un disagio quando tu sei nel letto, sono tipo le 11:30 e ovviamente ti sei svegliato alle 7 per andare a scuola e quindi c'è il telefono che te lo fa cadere in faccia perché ti stai addormentando piano piano e ti ricordi che non ti sei struccata, che non ti sei lavata i denti, che non hai preparato i vestiti per domani, che non hai preparato lo zaino per domani, pigi il pulsante e improvvisamente sei in pigiama con i denti lavati, struccata, profumata, perfetta, con magari i capelli anche già legati apposta come piacciono a te per andare a dormire. Poi, soprattutto per le persone insettifobiche, che probabilmente è un termine che ho appena inventato, come me dovrebbe esistere un'app che fa sparire improvvisamente tutti gli insetti, perché mi capita spesso di andare nella mia casa al mare, che è una casa bellissima in mezzo al bosco, in mezzo alle piante, tutto bello, figo, natura, e poi di ritrovarmi i ragni grossi così sul muro quando sono nel letto prima di andare a dormire. Tu dimmi come io mi posso addormentare con un ragno che mi guarda. Non posso, se io pigio il pulsante il ragno implode e scompare e io dormo felice. E come ultima ma non meno importante, soprattutto per le persone sbadate come me, sarebbe bellissimo poter chiamare tutti gli oggetti, cioè io ho perso le chiavi di casa, faccio uno squillo alle chiavi di casa e le trovo. Tra l'altro ogni tanto quando perdo le cose mi viene da dire ah, aspetta che le chiavi non posso chiamarle. Non so se vi capita anche a voi o se sono solo io che ho dei problemi mentali, e spero di no. Però mi piacerebbe un sacco un'applicazione per poter chiamare tutti gli oggetti che ho perso. Se siete d'accordo con me sul fatto che queste applicazioni dovrebbero esistere, mettete a questo video un pollice in su e fatemi sapere con l'hashtag app che dovrebbero esistere qui sotto e su Twitter altre applicazioni che secondo voi non possono non esistere nel mondo. A proposito di social network, applicazioni, dipendenze e internet, sono stata invitata a partecipare ad un'iniziativa secondo me molto carina, ovvero il Live Therapy Day. Consiste nel fare una pausa da qualsiasi social network domani, ovvero martedì 15 settembre. Invito tutti voi a partecipare a questa iniziativa che mi sembra davvero molto carina, lasciando per un giorno il telefono a casa e riprendendo la vostra giornata senza telefono per poi pubblicarla con l'hashtag Live Therapy Day mercoledì 16. A questa iniziativa partecipano un sacco di altri youtuber, quindi sono molto felice di partecipare anch'io. E niente, io vi mando un grosso bacio e noi
esperienza senza social network.